Ragazzi, ho una bomba! È una di quelle biciclette che rappresentano puro divertimento, non trovo nient'altro da dire se non questo, è puro divertimento la Roswell T20. Ciao a tutti e bentornati sul canale per un nuovo contenuto multimediale. So che tanti di voi attendevano questo video da un po' di tempo e oggi sono contento di farvi vedere la Roswell T20 sul suo terreno preferito, la strada. La CT20 è un mix di diverse tipologie di bike mixate sapientemente in un prodotto di design, potenza e molto fuori dagli schemi. Essenziale ed anticonformista è senza dubbio una bici che non passa assolutamente inosservata. I designer di casa Roswell hanno sicuramente fatto un egregio lavoro, perché uscire dagli schemi nel mondo delle due ruote a pedali non è cosa semplice. Un'aderenza al terreno assurda e una bella dose di potenza ti regaleranno adrenalina e tante soddisfazioni. La T20 viene proposta in diverse configurazioni, il motore ad esempio può essere da 500 o da 750 watt, la batteria estraibile a corredo può essere da 10, 15 o da 20 mAh, corpo completamente in alluminio, cambio Shimano a 6 rapporti e gomme fatte da 20 pollici passo 4, doppio ammortizzatore e doppio freno a disco. L'assetto della bicicletta è abbastanza raccolto e questa caratteristica la rende maneggevole e facile da manovrare, sì, anche in spazi stretti. A strong desire. La CT20 non ha terreni preferiti sui quali muoversi, è solamente una bicicletta bella, particolare, che si può utilizzare ovunque tu voglia. Asfalto, terra, sabbia, scale, salite e discese, non la ferma nessuno. La CT20 offre due modalità di assistenza elettrica, la prima è con la pedalata assistita, quindi sui pedali, e la seconda è tramite un comodo e piccolo acceleratore posto sulla destra del manubrio, acceleratore fuori norma, ovviamente disinseribile, massima velocità raggiungibile 45 km/h. Sulla parte sinistra del manubrio si trova il dispositivo di selezione frecce che illuminano, in base al comando impartito, il gruppo luci posteriore posto tra la ruota e il sellino. Poco più in basso è stato posizionato il pulsante dell'avvisatore acustico. Le due leve freno comandano la luce dello stop. Sul dispositivo elettronico delle marce si trova il pulsante di accensione e spegnimento luci anteriori. La parte destra del manubrio è dedicata al controllo del cambio Shimano.
Tutta la cavetteria è ben posizionata all'interno del suo corpo in alluminio. L'ampio display ti servirà per tenere sotto controllo il rapporto elettronico, lo stato di carica della batteria, i parziali dei chilometri percorsi ed altro. Ok, ci siamo. Termina qui la mia avventura con la Coswell T20, un prodotto che mi ha regalato tanto divertimento e tanto stupore e curiosità negli occhi delle persone che durante le riprese mi hanno avvicinato per conoscerne i particolari. Ti ricordo che nell'info box troverai il link per prendere la tua T20 direttamente dal produttore. Fondamentalmente è una bicicletta che consiglio a chi cerca qualcosa di diverso, abbastanza compatta e che magari non sia troppo conformista. Voto finale di Little Austin Tech per questa Coswell T20, direi un 8, ma pieno di carisma. Bene, ora è tempo di tornare a casa. Il gatto! Salutiamo la CT20 facendo cantare per l'ultima volta le sue due ruote. Un saluto a tutti da Gianni, ci vediamo al prossimo video. Ciao!